Bella ragazzi, oggi qui a Colico Windfoil dopo la giornata di ieri di kite pazzesca, ma il vento oggi è fortissimo, con la mia 6 mi vado a scassare. Speriamo di fare una ripresa bella. Bello. Cazzi ragazzi, il vento è forte. Ragazzi, se pesta fa paura, niente se pesta, non so come cazzo ci quella, ma boh, proviamo, cioè parte da solo su. Uscite fuori, cazzo, ogni tanto mi esce fuori, cazzo, il wind, non so perché, porca troia. Secondo round, prima planata fatta, vediamo la seconda come andrà. Vede un po' più avanti, proviamo. Vedo un po' più avanti, okay. Arriva la botta, eccola qua. In teoria con la botta, cioè praticamente, cioè parti senza fare nulla quasi. È difficile così forte ragazzi, è difficile. Devo spostare un po' più in avanti. Da sventare, stare un po' più avanti per risalire, Paura perché non riesco a sventare e quindi mi ribalto ogni volta.
molto fisico, ragazzi, molto fisico. Grazie da fare. Per adesso per me è molto fisico. Questo lato è, non lo so, è quasi impossibile. Non so che cazzo succede da questa parte, che non riesco a controllarla. Cazzo la gamba, che verso la punta per sventare, perché se no si rimbalzi per l'acqua. Aspettiamo di arrivare un po'. Attento! Attento! Ma tu devi stare attento! Incredibile! Buco di vento, girato il vento, solito colico. Questo cazzo di vento del cazzo! È ingestibile! Buco totale. Pesco un ginocchio se devo farmi il culo, scusami. Bella ragazzi, allora l'avventura oggi è stata con una botte enorme di vento, quindi l'ho gestita abbastanza bene con il lato sinistro, il lato destro no, e tutta esperienza. Comunque appena si alza il wing bisogna subito sventare la vela e dare il peso davanti e dietro per poter gestire la situazione, se no ti ribalti, fai di quei voli incredibili.